Ma guardi, io sono bergamasca, quindi si figuri se non ho ben presente cosa i mesi che abbiamo passato, le settimane che abbiamo passato hanno voluto dire per Bergamo. Temo di poter dire con la morte nel cuore che in ogni famiglia bergamasca ci sia un lutto per il Covid, quindi ci sia scomparsa una persona, tutti noi abbiamo una persona cara che non c'è più a causa, quantomeno che è scomparsa nelle ultime settimane, quindi si figuri se umanamente e quindi non solo dal punto di vista istituzionale per il ruolo che svolgo e rappresentando oggi Regione Lombardia, ancor più Regione Lombardia, figuri se sinceramente non posso dire e non sto, e non dico che sono vicina e capisco il dolore di queste persone. Capisco altrettanto la voglia di, come posso dire, di approfondire tutto ciò che deve essere approfondito. Partendo però da un presupposto che non vuole essere assolutamente una scusa, anzi, ma che dobbiamo tutti tenere in considerazione, che è quello per cui la Lombardia, prima Codogno e dopo qualche giorno, pochi giorni, Bergamo, in particolare Alzano e Nembro, si sono trovati ad affrontare da soli, una situazione che onestamente non ha eguali nella storia e che non aveva, che non poteva contare nemmeno su punti di riferimento o su certezze. Ricordiamoci che alla fine di febbraio i virologi discutevano del fatto che questa fosse poco più di un'influenza o una catastrofe, o rischiasse di essere una catastrofe così come invece è stata. Ricordiamoci che qualche giorno prima il presidente Fontana aveva, se vi ricordate, rilasciato la famosa intervista con la mascherina ed era stato sommerso di insulti perché era un catastrofista, perché era un allarmista. Quindi ci siamo trovati a gestire veramente completamente da soli, senza indicazioni di tipo sanitario, senza indicazioni dall'Istituto Superiore di Sanità che non fossero quelle che in qualche modo avevano gestito tutte le altre emergenze, certo non paragonabili al Covid fino ad allora. Ci siamo trovati talmente da soli che, per esempio, sino all'inizio di aprile noi di materiale sanitario inteso come DPI ne abbiamo ricevuti pochissimi dallo Stato. È stata Regione Lombardia che si è autonomamente organizzata per fare in modo di reperire ovunque, dalla Cina, dall'America, ovunque i famosi DPI. Siamo stati noi ad acquistare la gran parte delle mascherine, dei guanti, dei camici che poi sono andati ai sanitari, ma non solo ai sanitari, perché nel frattempo poi li abbiamo dati, per esempio, a chi si occupava della ristorazione, delle pulizie negli ospedali, per esempio agli operatori del TPL, alle forze dell'ordine. Che di fatto si sono trovate sguarnite anche di quelle che erano le misure di sicurezza minime che per garantire loro appunto un minimo di sicurezza. Quindi questo per dire assolutamente sì alla voglia di trasparenza e di ricercare di approfondire ogni singola cosa, anche per fare in modo, sperando che non serva mai, di essere pronti nel caso in cui un'altra emergenza, un'altra pandemia come quella del Covid ci venga a travolgere, sperando di non dover appunto parlare di seconda ondata di Covid, in particolare per la Lombardia. Ma certo è che la voglia, la volontà di essere assolutamente trasparenti, in qualche modo deve essere riconosciuta a Regione Lombardia, che da subito, per esempio, ha raccolto l'idea di una commissione per approfondire tutto quello che è stato il percorso della gestione, del Covid negli ospedali, ma non solo, No, negli ospedali. nell'RSA. Commissione, ricordiamoci, che non è partita solo perché ha qualche problema la minoranza mettersi d'accordo su chi deve fare il presidente. Quindi ora, va bene tutto, ma mi pare che se c'è una cosa che può essere in qualche modo riconosciuta a Regione Lombardia è da una parte l'attivazione, dall'altra, ripeto, la voglia di essere trasparenti fino all'ultimo. Ricordo anche, e me lo faccia dire perché questo è un orgoglio, sarò telegrafica, che Regione Lombardia, a differenza del governo, ai suoi medici e ai suoi operatori sanitari ha pensato, perché noi già dalla busta paga di giugno faremo trovare in busta paga per l'appunto i nostri medici qualcosa come 1.730 euro in più e 1.250 euro per gli infermieri, a seconda del lavoro che hanno svolto durante il periodo Però, Covid, ma però quegli come infermieri che risultato, protestavano riconoscimento davanti al dell'attività. Niguarda, Contro il quindi governo? Sì, certo, ma contro il governo si è sentito, sì. soprattutto contro il governo, poiché la parte del governo manca. Noi ci abbiamo messo Sì, vabbè. 182 milioni, il governo fino ad oggi non ci ha messo niente. Adesso Assessore, solo una cosa.